I'm not the one for me. Popolo di No Problem Ippica, eccoci ancora qui davanti ai vostri teleschermi per la 500ª puntata del nostro talk show sul mondo del cavallo. Sinceramente sono un pochino emozionato perché tanti ricordi, tanti pensieri, ma anche tanti amici che sono passati davanti alle nostre telecamere e vi hanno fatto conoscere il mondo del cavallo, dal mondo dell'ippica al mondo dell'equitazione al mondo del sella. E questa sera avremo veramente tanti ospiti che ci sono venuti a trovare proprio per festeggiare questa 500ª puntata, ma per parlare proprio anche del nostro settore. Vado subito a presentare il primo ospite, è un presidente, quindi logicamente ha un diciamo una caratteristica importante per quanto riguarda il suo ruolo, presidente di Ippodromi Partenopei, Pierluigi D'Angelo. Ciao Pierluigi e grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Anche se so che Buonasera a tutti, naturalmente, ecco, hai il microfono oggi perché farai la prima parte di trasmissione e poi dovrai andare velocemente in stazione e prendere il treno, però sei voluto stare qui in trasmissione, vero Pierluigi? Sì, certo, non potevo mancare la tua 500ª puntata, anche perché oramai stai facendo in età. Poi Francesca oggi ha scritto su un giornale che praticamente adesso continuerà lei la conduzione. Quindi, perfetto, e quindi questa sarà la mia ultima puntata. Subito una news e poi logicamente accanto a lui abbiamo un altro personaggio importante da presentare, simpaticissimo, come sempre amico della nostra trasmissione da sempre, Guido Berardelli. Ciao Guido. Ciao Rolando, tanti auguri per la 500ª, io c'ero la prima, perciò abbiamo fatto nel sottoscala, la nel barba sottoscala. Bianca nel sottoscala, però insomma tutto bene, insomma siamo andati avanti con facendo veramente vivere l'ippica a tutti, soprattutto te e i vari collaboratori, complimenti. Grazie Guido, la barba invece ce l'ha nera questo personaggio che è qui in studio con noi, è stato sempre tante volte ospite nella nostra trasmissione e devo essere sincero, è quello più cliccato, quando c'è lui le trasmissioni volano, ed è Roberto Fatigoni. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti e buon 500 giornate, ma per quelli che ti hanno sopportato fino ad oggi. Roberto, perché sono cliccate? Perché c'hai tanti nemici oppure hai tanto seguito? Sono bellissimo. Benissimo, e sei bellissimo oggi vestito con una bella giacca. Sì, perché se lamentano poi se non vengo con la giacca. La cravatta no però. La cravatta non mi stringe. Perfetto, grazie di essere qui con noi dall'altra parte dello studio, vado a salutare e ringraziare Pierone Dalpane, come sempre molto presente e anche molto attento per il punto dell'ippica, del trotto in particolar modo. Ciao Piero, come stai? Ciao Rolando, grazie di avermi invitato, anch'io sono stato uno dei tuoi più grandi collaboratori, diciamo, in tanti anni. Ho avuto piacere di essere stato invitato proprio oggi. Grazie di essere qui con noi e naturalmente non poteva non mancare il nostro Luigi Migliaccio. Ciao Luigi, grazie di essere qui. Ciao Rolando, siamo già troppo melassati, cerchiamo di andare. E a questo punto io direi di andarci a gustare subito il sommario. Di Milano al volante Tanofol SM. In salchi il catch driver napoletano Roberto Vecchione. Regia impeccabile di Gennaro Casillo. Il Prix de Belgique, ultima sfida sulla strada dell'Amérique 2017, a sorpresa al francese Briac Dark. Delude l'indigeno Oasis B, al rientro ottavo al traguardo. Al Mediterraneo l'handicap principale, la Coppa d'Oro di Siracusa, vince il 7 anni Celticus, Nicola Pinna in sella. Si avvicinano le elezioni FISE per il nuovo quadriennio. Appuntamento lunedì 23 gennaio a Milano. Ospite per la 500ª puntata di No Problem Ippica, il presidente Vittorio Orlandi con il suo programma. Ho svelato una parte di trasmissione, nella seconda parte avremo un altro graditissimo ospite per parlare di equitazione. Noi siamo sempre stati vicino anche al mondo degli ostacoli, ma più che altro della FISE e anche del sella, il presidentissimo della FISE, diciamo uscente, che si è ricandidato, Vittorio Orlandi, sarà qui con noi. Ma adesso è il momento di lasciare la linea a Luigi Migliaccio per il punto ippico. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. Caro Rolando, eccoci qua, siamo arrivati alla 500ª puntata di questa avventura, nata per caso dopo la tua straordinaria esperienza con Varenne.
come dici tu, forse quel cavallo ha cambiato la vita un po' a tutti, compresa la sottoscritta. Un po' rompiscatole, un po' mille squilli, un bel po' tenace, specialmente quando ad un certo punto volevi mollare. Ora però valuta te. Con forza da quel lontano 22 maggio 2004, di tempo ne è passato e di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Tanti sacrifici, tanta gente seduta sui banchi hanno problem, anzi, tutto il mondo dell'ippica e dell'equitazione, dall'esponente meno noto al più famoso, che hanno contribuito a far crescere la trasmissione, commentando e descrivendo un settore pieno di appassionati. In crisi ormai da tempo, nonostante le difficoltà e i problemi, tutti sempre pronti a dare opinioni e idee per tenere in piedi con passione questo mondo. Ringrazio tutti i colleghi giornalisti appassionati che sono intervenuti ed intervengono. Un caro saluto lassù a Mauro Sbariggia, i ragazzi e la parte tecnica di Teleippica che dal 2004 ti sopportano. Prima con le famose TV Camp che portavi ad Unire TV, corri di qua, corri da Gold a Unire, da Sat a Unire, per acquisire e mettere in onda. Ed ora per la sopportazione quasi giornaliera. Luigi, che dire, nel 2007 ogni tanto venivi ospite, poi il destino nel 2009 ti sei entrato a far parte integrante e fondamentale di No Problem. Nel tempo siamo sempre stati uniti, nonostante le difficoltà e con tutte le discussioni, finte e presunte, che si erano create o che ci hanno creato, che abbiamo superato con amicizia, con forza e familiarità, e nonostante ciò, eccoci qua. Certo, tu mi comprendi, sopportare Luzzi spesso non è facile, col suo caratterino, ma sappiamo tutti che alla fine è sempre Luzzi. Beh, veramente una sorpresa incredibile che mi ha emozionato e credo anche a voi a casa ha fatto piacere. Questa sorpresa che ha fatto Francesca Nucci proprio riguardo la trasmissione a quello che abbiamo creato tutti insieme, naturalmente a partire dal compianto Mauro Sbariggia, e non voglio dimenticare nessuno, leggo tutti quanti e ringrazio tutti quanti per questa graditissima collaborazione che ci ha dato la forza di andare avanti, perché sinceramente non è facile in questo momento, e poi ci ha dato la forza di portare a 500 puntate un programma sull'ippica in un momento così difficile. Credo che anche nel mondo degli altri sport non ci sono trasmissioni che sono così longeve come ho detto su Cavallo 2000, quindi grazie a tutti voi che siete a casa, che ci seguite e che ci date la forza per continuare, ma più che altro grazie a tutti i collaboratori e gli ospiti che vengono sempre in studio qui da noi. E dopo questo il punto ippico di Luigi Migliaccio con la lacrimuccia che ci asciughiamo. Beh, lo dicevo io che eravamo melassati, no? Allora adesso riprendiamo le fila e punto ippico, e insomma gli ospiti che sono qui oggi ci diranno un po' qualche novità relativamente alle vicende di questi giorni. Perché? Perché ci sono i problemi legati agli ippodromi. La scorsa settimana abbiamo parlato di Roma, c'è un ippodromo di Napoli che ha dovuto far, diciamo così, vedere i suoi lavoratori, ma anche i rappresentanti cittadini, andare a parlare con il Ministero per cercare di capire quale sarà il futuro, se non altro nel contesto ippico nazionale di questo impianto. C'è una situazione forse per certi versi ancora più difficile come quella di Torino, che per il quale è stata annunciata la chiusura e che forse vede anche una non unità da parte della compagine societaria su quelli che possono essere gli obiettivi futuri. Insomma, ci sono tante cose che passano però tutte da un unico punto, ovvero la volontà, la voglia e la capacità in qualche modo di garantire a questo settore un suo, non dico sviluppo, ma comunque un suo futuro, anche con una programmazione che in qualche modo vada a tener conto di quelle che sono le varie esigenze anche geografiche, le esigenze della ripartizione dei cavalli da corsa, le esigenze dello spettacolo, le esigenze del pubblico che ne usufruisce, le esigenze delle scommesse e quant'altro. Per cui
Ben venga se ci sono state, come credo ci siano state, novità comunque in qualche senso quantomeno di apertura, quantomeno positive, perché si possa fare in modo che in futuro possiamo assistere a spettacoli come quello che stiamo vedendo ancora in questo momento sulle immagini che passano sul televisore. È un punto ippico giustamente riservato da Luigi Migliaccio alla situazione degli ippodromi. Qui abbiamo Pierluigi D'Angelo che viene proprio fresco da una riunione al MIPAF per quanto riguarda le richieste fatte dai ippodromi partenopei in un incontro che c'è stato lunedì e poi oggi ci sono state altre comunicazioni. Quindi Pierluigi, se ci puoi dare delle notizie fresche per quello che è accaduto e siete soddisfatti di questo incontro come ippodromi partenopei? Vabbè, li saluto tutti, buonasera a tutti, complimenti a questo punto non ironici per la trasmissione che comunque appunto per aver fatto 500 puntate vuol dire che comunque ha dato un senso a tante cose e quindi è comunque stata una voce importante all'interno di un contesto. A me ti devo dire la verità, forse perché mi sono fatto vecchio, non mi piace l'idea del problem, io avrei preferito fare... Ok, Ippica, viva Varenne, insomma, non vuole essere viva la fica, ma diciamo che insomma, dovrebbe essere un qualcosa di propositivo. No problem, mi lascio un po' perplesso, però speriamo che in futuro tu appunto dirai nessun problema, insomma troviamo quello che la strada migliore per andare avanti tutti insieme. Insieme ovviamente lo dovrà decidere il Ministero. Per quanto riguarda, e vengo a questo punto alla tua domanda, oggi è stata una seconda riunione molto attenta, molto partecipata, ovviamente si tratta di un impianto importante, come diceva giustamente è venuto il vice sindaco di Napoli che è in stretto contatto con il ministro De Vincenti e ha rimarcato l'attenzione non in particolar modo al problema temporale, al problema di Agnano nel contesto dell'amore e della qualità dell'impianto all'interno della città di Napoli. Quindi lui ha rimarcato che questo è un tema che sta a cuore ai napoletani, l'ippodromo sta a cuore ai napoletani con tutta la sua filiera, a prescindere da chi gestisce l'ippodromo. Chiaramente se si è fatto un buon lavoro, il sindaco e l'amministrazione ha interesse che questo lavoro continui e continui con un riconoscimento. Il riconoscimento che può avere Napoli è certamente poteva essere all'interno di un percorso, quello della, che comunque era inserito nel decreto di classificazione degli ippodromi, che a parte qualsiasi di tutte le nefandezze che sono state dette, di fatto comunque era un punto di partenza per poi dare la possibilità a tutti di adeguarsi, era modificabile, certamente averlo prorogare l'applicazione un anno è un qualcosa che ha avuto diciamo una vicenda contorta, abbastanza squallida, della quale non preferisco non parlare, non entrare proprio nel merito, perché si è detto dal primo momento il decreto è in vigore, poi si è fatto lavorare tutti un anno fino a un certo punto. Noi il 22 abbiamo firmato un contratto con il Comune di Napoli che ci impone un pesante fardello di fitto e quant'altro e anche una serie di impegni economici per la società. E il 29, tra Natale e Capodanno, si è fatta la proroga dell'attuale situazione che vede la società ovviamente rimettere per un ennesimo anno. Quindi è chiaro che avviata la procedura di mobilità nell'incertezza generale di garantire poi alla filiera di Agnano una prosecuzione dell'attività, bisognava trovare una quadra. Diciamo che la quadra verbalmente ha messo, e siamo sempre ai sì, ammettendo che le risorse per gli ippodromi saranno stabili, ammettendo che le risorse montanari saranno stabili, si potrà trovare una quadra, per cui ci siamo riaggiornati al 2 di febbraio. Certamente il tema importante è quello che c'è stata un'attenzione doverosa verso questo impianto, sia da parte dell'amministrazione pubblica, da parte delle parti sociali, i sindacati, da parte delle categorie produttive dell'ippica, degli allevatori di trotto e di galoppo, degli allenatori di trotto e di galoppo e dei proprietari. Chiaramente questo ci conforta, però non può essere poi tradotto in una pacca sulla spalla di andare avanti. Noi abbiamo il 6 febbraio l'assemblea di soci, i padri partenopei, per decidere se continuare in questa avventura
o consegnare al 31 di marzo le chiavi dell'ippodromo. Quindi abbiamo bisogno di risposte scritte, certe, certificate, chiare. Sono in parte venuto al tavolo, c'è un impegno consistente da parte dell'amministrazione. Si è tracciato un percorso, Pierluigi. Si è iniziato il percorso e soprattutto sono contento che si fa un tavolo permanente. Tavolo permanente significa che si ragiona sulla criticità del Ippodromo di Agnano, ne abbiamo parlato, il sindaco ne ha parlato col ministro De Vincenti per il Mezzogiorno. Quindi è chiaro che c'è bisogno che vengano messe in campo tutte le risorse possibili, anche extra ippiche, per salvare quello che è oggi una filiera produttiva. Se noi pensiamo che Donald Trump si è scomodato a ringraziare la Fiat perché ha messo 1 miliardo di euro sul tavolo per garantire 2.000 posti di lavoro, cioè cerchiamo di capire, 1 miliardo di euro, 2.000 posti di lavoro. Qui si tratta di pochi milioni di euro per garantire alla filiera italiana degli ippodromi di andare avanti, perché io ho sempre detto e ho sempre a cuore questo concetto. L'Italia ippica va avanti sempre se mantiene un'unità e va avanti sempre se poi ad ognuno si assegna un ruolo, perché c'è chi può fare il terzino, chi fa il mediano, chi fa i Higuain, poi i Higuain si fa male, viene la riserva. Ma, o viene venduto alla Juventus? No, vabbè, ma Higuain poi prima o poi l'infortunio potrebbe anche averlo, ce l'hanno i cavalli. Esatto. Insomma, noi non però noi vogliamo continuare a vedere queste immagini, 15.000 persone che avete portato in questo evento per lotteria, con Varenne che era anche special guest per questi grandi eventi che voi organizzate all'ippodromo di Agnano. Ma parliamo anche degli altri due ippodromi e facciamo un po' di chiarezza, perché la scorsa settimana è stata una trasmissione, come sapete tutti quanti, un pochettino che ha lasciato un po' d'amaro in bocca ad alcune persone che io poi tra parentesi reputavo amiche, ma purtroppo si sono rivelate che pensano solo al proprio orticello, ma va bene così, e altre persone invece che hanno un po' riflettuto su quello che sta accadendo a Capannella. E per par condicio noi giustamente leggiamo anche la risposta, perché abbiamo portato qui una lettera che l'assessore Daniele Frongia aveva dato, una delegazione appunto dei professionisti del galoppo di Capannella che era andata ad ascoltare che cosa poteva accadere per quanto riguarda il nuovo bando di concorso, e poi ci sono stati un po' di rumors. Ci sta la risposta giustamente del presidente Elio Pautasso, la leggo testualmente: il Comune di Roma ci ha inviato una comunicazione dicendo che la concessione per la gestione dell'ippodromo di Capannella è scaduta. E quindi era vera la lettera, quella che abbiamo portato noi il 2 gennaio, quindi anche perché era un titolo del Comune che ci avevano consegnato. Ma per noi ciò non risponde a verità, questo lo dice il direttore dell'ippodromo di Capannella. Quindi abbiamo presentato le nostre controdeduzioni e vedremo come sbrogliare la questione. Conclude dicendo: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione ancora da fissare. Sappiamo che alcuni tecnici del Comune sono andati a fare dei sopralluoghi per controllare appunto le varie parti dell'ippodromo delle Capannelle, e qui allora poi faccio intervenire Roberto Faticoni, che la questione la sta seguendo ormai da tempo, e voglio sapere che cosa ne pensa di questa diatriba che si è accesa al termine del contratto che è a Capannelle. Allora, non metterci in mano a me, ma io tanto sono abituato. Il problema di Capannelle, lo sapete, è un problema dell'ippodromo, della società Ippogruppo. Lì già per far costruire una pista ci abbiamo portato del nostro tempo, della nostra vita, perché erano rimasti senza ippodromo. Però come sai benissimo, prima che andassero i professionisti del galoppo, a settembre, forse era settembre, vero Migliaccio, era settembre, sono andato io a parlare con un vice, era vice sindaco Frongia. Daniele Frongia. Il quale parlando con me mi aveva detto determinate cose, che la cosa più importante che io avevo chiesto erano gli stanziali e le luci. E lui aveva stanziali per trotto, precisamente. Stanziali per trotto, esatto. Perché il galoppo, cioè, esatto, è tutta un'altra storia. Siccome l'ippodromo, da quando è mondo in mondo, dovrebbe essere il 50 e 50, perché da quando è intervenuto il trotto è andato a salvare il galoppo, cioè è andato a salvare la società di Capannelle costruendo la pista del trotto. Frongia ha detto: ci pensiamo noi, però qui non è arrivato niente come richiesta per le luci. E io vi ho riportato quello, ho riportato a tutti quello che aveva detto il vice sindaco. Anche lì, cioè, forse non sapevano dei vari incontri fatti con la giunta di prima, che avevano dato il permesso di fare le luci, si è fatta una diatriba tra Comune e Ippodromo di Capannelle. Ippogruppo e Capannelle. Che dopo sono stati chiamati ed è successo che alla fine hanno trovato questo lavoro, i lavori della vecchia giunta. Adesso riparte la diatriba.
è arrivata questa lettera che noi non sapevamo. Il 2 gennaio. Il 2 gennaio. Premetto che c'è da fare un nuovo bando perché è scaduto, da come si dice. Però dalle mie notizie so che il bando non deve essere fatto per forza in questo momento. Può essere fatto, non è che devono per forza farlo quelli del comune. Però qui in questo momento c'è lì anche la diatriba che uno dice è ancora sotto la mia gestione e invece il comune dice che è sua. Il problema principale di questa storia è che se dal comune non c'è una risposta, il podomo chiude. I soldi li prendono. Il calendario ogni lo fanno. E ci sono dei lavoratori dentro, logicamente, che bisogna informare quello che accade. Il calendario di Roma non lo possono fare. Perfetto. Perché non avendo una risposta dal comune e dal ministero, il calendario non lo fanno. E qui ci va a rimettere, come diceva buon Benedetto, la gente che lavora, i lavoratori. Purtroppo ci sarà sempre questa diatriba tra comune finché non sarà fatto questo bando o gli daranno una proroga. Però non è che dobbiamo fare come abbiamo fatto con il vecchio nostro ippodromo a Pavia, dobbiamo ripresentarsi sotto il comune a chiedere per favore fategli la proroga o per favore non fate chiudere l'ippodromo. Noi aspettiamo le istituzioni quello che cosa dicono e dopo anche noi professionisti, anche i lavoratori stessi dell'ippodromo, che come quelli di Tangio rimangono in mezzo alla strada se non c'è una salvaguardia. Allora, facciamo anche un tavolo di crisi per Capannelle? Vogliamo fare un tavolo di crisi per tutti i ippodromi? Pronti, almeno salviamo l'ippica totalmente e si ricorderanno che ci siamo anche noi al mondo, quelli dei cavalli. Abbiamo visto anche il conte Guido Mersi Deril per l'ippodromo di Torino, ma fra poco farò intervenire Luigi Migliaccio. Prima voglio sentire Guido Berardelli che ne pensa di questa situazione di Capannelle, perché purtroppo se non si risolve a breve, se non c'è questo nuovo bando di concorso, ne va di mezzo chi ci lavora all'interno appunto dell'ippodromo, i lavoratori, come è successo ad Agnano e spiegava appunto Pierluigi D'Angelo. Guido. Sinceramente io, per quanto riguarda, differentemente dagli altre persone che sono operatori del settore, la situazione non la conosco come la conoscono Pierluigi e Roberto, che quotidianamente stanno in trincea e affrontano i problemi. Ti sei fatto un'idea però della situazione? L'idea che mi sono fatto è che a Napoli è entrata una società che ha cercato di fare qualcosa, ha cambiato un pochettino lo stato delle cose precedente, anche perché veramente era nell'abbandono totale, avranno dovuto investire. No, era chiuso, l'ha riaperto. Era completamente chiusa la gestione, esatto, papalia precedente, fanno delle attività collaterali sempre insieme all'ippica, quasi esclusivamente insieme all'ippica, hanno aperto pizzerie, hanno fatto qualcosa, hanno le due piste, trotto e galoppo, che probabilmente hanno le due diritture più selettive, tra le più selettive d'Europa. Perciò hanno preso una situazione che veramente credevamo, tutti gli operatori ippici credevano ormai fosse irrecuperabile, sì. E hanno fatto qualcosa, perciò secondo me almeno loro meritano un'attenzione maggiore, perché sono partiti da zero. Ippo Group ha una situazione che si trascina da anni, per una gestione sarà pure discutibile o no, però pure Ippo Group un minimo di attenzione la deve avere per forza, ma non tanto per Ippo Group, per gli operatori, perché come Pierluigi c'ha i dipendenti della società, ma non sono solo loro, sono tutti gli uomini che montano a cavallo la mattina, i fantini, i trasportatori, i maniscalchi, lo sappiamo chi sono, c'è un indotto enorme, e Capannelle pure ha questo indotto, e anche i napoletani vengono a correre a Roma come i romani vanno a correre a Napoli, sia di trotto che di galoppo, perciò c'è un'osmosi tra i due ippodromi. Questi due ippodromi sono il centro-sud, cioè il resto non è. Cioè, ecco, sono ippodromi estivi, giustamente, però bisogna che assolutamente le autorità intervengano perché la situazione sta diventando. Io vedo ricorsi storici, ormai si ripresentano situazioni preesistenti che probabilmente anche per mancanza di abnegazione politica non si risolve. Si può dire che non si può più sbagliare, e stessa cosa accade a Torino. Abbiamo visto appunto dalle immagini, fra poco le rivedremo, Guido Mersi Deril che minaccia la chiusura dell'ippodromo di Torino. Luigi, com'è la situazione per quanto riguarda Minovo? Ma guarda, ti dico la situazione di Minovo, poi magari volevo aggiungere qualcosa sulla situazione, sì, di Roma. La situazione di Minovo c'è, cioè che la società praticamente nella situazione attuale, con 50 giornate diluite lungo l'anno, con un montepremi che viene giudicato insufficiente, con un bilancio che da diverse stagioni chiude in perdita, soprattutto una parte della compagine societaria ha deciso di non
di non proseguire nell'attività. E poi se ci siano dietro altri interessi, altre destinazioni, altre cose, io questo non lo so e non sono in grado di saperlo. E è stato richiesto di non essere inseriti nella programmazione quantomeno per i primi 2 mesi dell'anno, in attesa proprio di sapere che cosa accadrà. Certo, anche lì, anche a Torino, ci si attendeva molto dal progetto di classificazione degli ippodromi, che non avrebbe portato Torino al ruolo di ippodromo strategico, ma lo avrebbe portato probabilmente tra gli istituzionali, perché per lo strategico mancavano dei valori, a meno che non si fosse attuata tutta una serie di correttivi che avrebbe in un certo senso abbassato le soglie, consentendo ai famosi 23 o quanti erano ippodromi non classificati di rientrare in una loro classificazione. Ma questo era un discorso un pochino più semplice. Per cui è evidente che adesso, o rivedendo alcuni parametri o lavorando sul calendario, non lo so, si cercherà di capire anzitutto se c'è la volontà della società che gestisce l'ippodromo di Torino. Ci sono tavoli di lavoro o quantomeno incontri? C'è stato un altro incontro ieri e poi ci sarà un incontro, penso, ai primi febbraio, anche per quel che riguarda Torino, dove si faranno le altre valutazioni. Prima di farti fare una chiosa su Capannelle, e logicamente Pierluigi D'Angelo, voglio ricoinvolgerlo sul fatto che gli ippodromi fanno parte delle quattro basi che sono per l'ippica, come gli allevatori, i proprietari e naturalmente i professionisti. Tu fai parte di tutte queste categorie, Pierluigi, o hai fatto parte di tutte queste categorie, perché sei un professionista, puoi guidare nei professionisti, e sei proprietario insieme alla tua famiglia, insieme ai tuoi fratelli, allevatore insieme a tuo fratello Marco e anche Luca logicamente, e poi gli ippodromi, del quale tu sei presidente, tuo fratello è direttore, e quindi siete all'interno di tutta questa situazione. Però questa situazione bisogna risolverla per ripartire, perché queste quattro componenti devono essere unite, per Luigi, e bisogna cercare di fare questi tavoli, benedetti tavoli di lavoro, tutte e quattro le componenti insieme. Che ne pensi? Ma vedi, è da tempo che si dice questa storia per ripartire insieme. Io penso che gli addetti ai lavori abbiano le idee molto chiare, a parte le strumentalizzazioni di ogni giorno. Io vedo persone che hanno le idee chiare. C'è una diversità, una divergenza di opinioni, io più volte manifestato, adesso lo rimanifesto per quello che riguarda la privatizzazione, perché per me la privatizzazione, se non si parte prima la riforma e le scommesse, significa la morte del settore, e soprattutto così come è stata scritta da questo governo, io ho avuto occasione di dirlo anche personalmente al Presidente della Commissione Agricoltura, che tanto si vuole dar da fare per l'ippica, gli ho spiegato più volte, ma mi sembra di non essere stato chiaro, che per quanto riguarda la delega fiscale, la delega che è stata data al governo, il provvedimento inserito per attuare l'organismo ippico, è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché si prevede, è vero, la riforma delle scommesse, che speriamo ancora deve partire, ma si prevede la diminuzione e il taglio del 20% all'anno, praticamente fino alla fine del finanziamento pubblico. Orbene, oppure oibò, come la vogliamo dire. Se noi dobbiamo portare avanti questi IP, allora o la chiudiamo subito, perché oggi l'IPICA, che sia chiaro, bene, lo dico per l'ennesima volta, forse quando uno ha gli alunni ripetenti, allora l'IPICA produce a stento su una 60ina di milioni di euro, vi è chiaro? In questo momento noi spendiamo 200 milioni di euro, vi è chiaro? Ce ne sono 140. Allora chi è di voi che conosce Paperon de Paperoni che ce li mette? Io non ho mai visto nella mia vita i Paperon de Paperoni, leggevi il Topolino, poi da poco un po' non lo leggo, e quindi io Paperon de Paperoni non l'ho mai conosciuto. La realtà è che oggi Paperon de Paperoni dell'Ippica sono gli operatori che continuano tutti i giorni a finanziare il Montepremi, perché prendono i premi dopo 6 mesi e ad oggi non è stato ancora pagato il Gran Premio Lotteria di Agnano, e ovviamente per problemi poi interni all'interno del MEF, del MIPAF, dell'Ufficio Centrale Bonifico e quant'altro. Però di fatto noi siamo i Paperoni dell'Ippica, perché anticipiamo risorse, contributi, IVA e quant'altro, e lo Stato ci paga dopo 6, 7, 8 mesi. Voi dite, sì, ma c'è una parte di contributo pubblico. Ho capito che c'è una parte di contributo pubblico, però dalla mattina alla sera escono 20 miliardi di euro per darne 600 milioni di euro a Sorgenia, non vedo perché non possono uscire
5, 2, 3, 5 milioni di euro per portare avanti una filiera di migliaia di persone, di decine di migliaia di persone. E questi non sono messaggi vanno, vanno questi qui che non devono andare a Ramengo, molti di questi stanno, sono in condizioni di indigenza. Cioè noi abbiamo, ai migranti diamo 35 euro al giorno, e mi spiegate perché al fratello di De Vivo sta tutti i giorni a Niano, glieli diamo questi 35 euro al giorno e questo poveretto deve fare l'elemosina? Cioè io voglio capire perché all'interno del Polo Lagnato dobbiamo avere delle persone che dormono lì, che non riescono ad andare a tirare avanti, non glieli diamo questi 35 euro. Allora spiegatemi bene, cioè adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questi qua? Stanno emigrando e stanno andando in Francia, in Inghilterra, in America. Non è pensabile. Sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Allora ci occupiamo anche degli ippici italiani che hanno perso il posto? Come? C'è bisogno che, se si vuole fare un progetto di ristrutturazione del settore, anche di privatizzazione, si deve prevedere il sistema, e vengo al punto, dei vasi comunicanti. Ovvero, si fa una riforma valida delle scommesse, si può anche ipotizzare che si prenda da tutte, da, anche dalle scommesse, si risolveva in un giorno, si dava lo 0,5 punto sulle scommesse virtuali e sull'ippica, e l'ippica andava bene. Invece non si dà una lira, si continua a dare una lira all'ippica. E che cosa facciamo? Diciamo che riduciamo il 20% all'anno perché la privatizziamo. Boh, e facciamo la riforma delle scommesse. Vediamo se questi, a questo punto, se questi volumi aumentano. Io dico, facciamo il sistema dei vasi comunicanti. L'abbiamo studiato gran parte noi alle medie, quando facevamo fisica. Si riempie dei contenitori che sono comunicanti di acqua, l'acqua deve pareggiare sempre il livello, per cui se dal punto di vista della privatizzazione delle scommesse entrano più soldi, vorrà dire che diminuirà la contribuzione pubblica. Tutti questi signori sono convinti che l'ippica con la privatizzazione vola, perfetto, e qual è il problema? Allora vorrà dire che ci saranno soldi in eccesso, però dateci una clausola di salvaguardia per il settore, fissiamo come oggi già la punta, il livello di oggi è già un livello di poca sopravvivenza per il settore, quindi dobbiamo mettere i pagamenti, li dobbiamo portare in linea. Come? Ma troviamo, facciamo un bando per chi si vuole assumere la responsabilità e fa un accordo col ministero, anticipa i soldi per contanti e prenderà una percentuale che si stabilirà dalla legge per fare tutto il lavoro che oggi non riesce a fare, gli uffici e bilancio non fanno, si fa una persona, una società sola. Noi avevamo chiesto di farlo come società di corsa, non ce lo volete far fare perché ci sono dei problemi organizzativi, dei problemi di rendicontazione, perfetto, facciamo un bando per il pagamento corrente, visto che non si riesce a trovare 20 persone che riescono a farlo, perché il problema è, bisognerebbe incrementare il livello di dipendenti che fanno questa attività all'interno del MEF, perché non è un problema di MIPAF. Allora non si vuole fare questo, perché forse c'è qualcuno che cerca di mettere i bastoni tra le ruote. Allora se questo qualcuno vuole mettere i bastoni tra le ruote, sappia che gli ippici sono brutte bestie, i napoletani ancora di più, si dimagri, ma non gli ippici, state cercando di farli morire da 10 anni, vedete sono tutti qui, Faticoni tra l'altro è ingrassato, però Pierluigi, non se ne vanno, quindi mettetelo bene nella testa, noi da questi posti ci rimaniamo, poi si trova il sistema. Ma noi non dismettiamo gli impianti, gli allevamenti, le scuderie, questi qua vanno avanti anche a danno un tozzo di pane al cavallo e poi vanno a mangiare a casa della nonna, però non se ne vanno, quindi trovate una soluzione diversa da quella di farci morire. Grazie. Siamo d'accordo con te, quello che hai detto, il messaggio che hai mandato è un messaggio forte, ma un messaggio costruttivo, perché hai dato delle idee, giustamente, e hai dato delle idee. Roberto Faticoni, velocemente, poi c'ho la chiosa di Luigi e andiamo su una parte tecnica, vai. Quello che ha detto Pierluigi lo sposo pienamente, perché come dire al ministero, guarda, passiamo qua sotto, ci pensiamo noi, ti mollano tutto, poi domani mattina quando ho finito si è chiusa la sala cinesca di ippodromi, perché non possono andare avanti manco dopo 6 mesi, no, dopo 5 anni, siamo morti tutti quanti, dallo Stato non ci puoi più tornare, questo è questo. L'altra cosa essenziale è, come dicevo, per l'unità, io per Luigi ormai mi conosce da tempo, prima era un po' più impulsivo in queste riunioni, ormai mi vede, cioè io non sono di parte. Cioè, ho imparato a non essere di parte, oggi stavo con i napoletani, domani vado con i torinesi, per la categoria che supporto, che sono i professionisti. Che rappresenti. Che rappresento. Che sono i professionisti. Questo lo dovrebbero imparare tutti. Cioè, io non voglio levare i soldi agli ippodromi, a me non mi interessa degli ippodromi, cioè, gli ippodromi ci devono stare, gli allevatori ci devono stare, i professionisti ci devono stare, i proprietari devono comprare. Qui qualcuno si scorda di una cosa essenziale. Senza animale cavallo, tutti noi siamo morti, e se non nasce l'animale cavallo è inutile che stiamo qui a parlare di tot a me, tot a te. Allora bisogna ricominciare a far capire che
che i cavalli sono quelli che danno da mangiare a tutti, ippodromi, miratori, allevatori, i proprietari se li comprano per divertimento, perché tu sai anche qua che una è vecchia sta storia, io faccio il proprietario, noi ce l'abbiamo migliori, quegli altri sono peggiori, il proprietario dovrebbe comprare un cavallo come si compra una barca, ok? Io nella mia vita ho visto pochi proprietari che si sono arricchiti con i cavalli, forse per Luigi lo sa un po' più di me, ma pochi, molto pochi. Però voglio dire sull'unione, io al Ministero in queste due riunioni ho visto un'unione molto più compatta, perché si capisce che se quell'ippodromo chiude crea un problema ai lavoratori. Queste riunioni si dovrebbero fare in tutti gli ippodromi e far capire che sia che quelli doppi e quelli singoli devono capire che in ogni ippodromo ci lavora una marea di gente, ci passa una marea di gente, ma sempre attaccata all'animale cavallo. Perciò è l'animale cavallo che bisogna tutelare. Se non tuteliamo i cavalli che devono nascere, perché sai, in queste settimane... L'allevamento. No, in queste settimane ce l'ha avute dei bordate addosso, io e Ferrero, no? L'abbiamo avuto di tutti i colori, tu c'hai i tuoi nemici, quelli principali, io ce l'ho tutti i nemici, però tanti nemici, tanto onore, no? Perciò a sto punto io dico, a quelli che sono stati bravi fino adesso, a quelli che dicevano di salvare tutto, a quelli che adesso si ripresentano per salvare tutto, lasciateci fa stannetto, poi ne riparliamo st'altro anno, quando vediamo che nascono più cavalli e i proprietari li comprano. Luigi Migliaccio, in chiosa veloce, perché mi hai chiesto una chiosa su Capannelle, no? Se non vado errato. Sì, no, io sono abituato a farmi delle domande e questa gestione di questa vicenda Capannelle a me mi sembra gestita male, come del resto purtroppo, non me ne vogliano, non faccio politica, come se mi sembra che siano state gestite tante cose male nella capitale. Allora mi faccio delle domande e poi ognuno si dia le risposte che vuole. Perché la lettera di diciamo così, testimonianza e revoca della concessione è arrivata solamente il 2 gennaio, quando si sapeva già che se ci doveva essere una cosa doveva essere molto prima e quando si sapeva che c'era una ipotetica clausola che poteva allungare la concessione? Perché se si sapeva che il 31 dicembre scadeva e se si doveva fare un bando, questo bando di concorso da giugno a dicembre non si è fatto o comunque non se ne è saputo nulla? E poi ancora mi chiedo che interesse ha oggi un comune come il Comune di Roma, che ha milioni di problemi da risolvere anche con gli altri impianti sportivi, non solo con l'ippodromo delle Capannelle, a far sì che l'attività dell'ippodromo delle Capannelle cessi e con esso vada a deserto un grande patrimonio di lavoro, di cavalli, di tutto quello che volete. Dice, ma facciamo una proroga, lo facciamo gestire ancora le proprie Capannelle. E questi che hanno l'anello al naso, che gestiscono una cosa così per un anno senza contratto, senza sapere quello che sarà domani. Sì. Insomma, mi sembra che tutta la cosa poteva essere gestita meglio da qualunque parte la si guardi. Una risposta te la posso dare io, sicuramente per i problemi di giunta del comune, perché hanno avuto la giunta che è caduta diverse volte, hanno cambiato il vice sindaco, hanno cambiato gli assessori, c'è un gran caos nel Comune di Roma e quindi questa è una delle risposte che ti posso dare sicuramente. Parliamo della parte tecnica velocemente, ho lasciato Piero Dal Pane solamente per la parte tecnica perché giustamente... In un po' mi addormentavo. No, voleva ascoltare un po' la situazione politica, ma lui è un professionista, un tecnico. C'è stato il Gran Premio Encat, Piero, ha vinto un cavallo allevato qui nel Lazio, Tano Fall SM. Ecco, sulle immagini di questo Gran Premio ti chiedo appunto, iniziando proprio dall'allevamento, parlava Roberto Fatigoni dell'allevamento, ma l'allevamento noi ce l'abbiamo florido ancora per quanto riguarda il trotto italiano. Per carità, è un allevamento eccezionale, ce lo riconoscono tutti, poi lo vediamo, i nostri cali che vanno all'estero, corrono e corrono bene, vincono tanto, basta guardare i giornali, vincono in Francia, vincono dappertutto. L'allevamento poi di Sandro Moscati mi sembra che già è più di un anno che tira fuori ottimi cavalli e questo è un cavallo, è un buon cavallo, un calo tardivo, però è un buon cavallo. Non capisco come abbia pagato 15 euro quando non più di 20 giorni fa, 25 giorni fa era arrivato girando di fuori addosso proprio a Trendy OK, che aveva ridicolizzato tutti a Roma, poi nel Turilli. A guardare quella corsa il calo aveva tantissime chance, ha vinto meritatamente una corsa dove
Non c'erano certo i primissima categoria, perché quelli buoni stanno all'estero, non stanno in Italia. Facciamo un plauso logicamente a questo catch driver campano che ha iniziato la grande l'anno, Roberto Vecchione. Vecchione quest'anno... è bravissimo e devo dire... Può levare il titolo a Bellei della frustatore? No, frustadoro. No, che no, ne pensi, perché Bellei c'ha, c'ha le prime volte dappertutto. Ma io ti dico la verità, a me dispiaciuto di più, mi interessa questa cosa, mi appassiona di meno. Io sono rimasto molto male per Sharon Gar. Quindi da questo punto di vista faccio i complimenti innanzitutto a Moscati che ha tirato fuori dal cilindro un altro cavallo, non ci dimentichiamo anche di McGrace che è forse uno che ha vinto 3 lotterie e sì. Un quarto è arrivato secondo, una citazione la merita, ma diciamo che la realtà è che oggi appunto il nostro allevamento, la Sharon Gar secondo me in testa ha reso male e sta correndo troppo spesso, quindi mi raccomando ragazzi concentriamoci che qui abbiamo bisogno di... portare i soldi a casa. Però dignitosamente è arrivata terza. Sì, è arrivata terza, però non ha reso. Sì, sì. Gaetano ha ridotto la corsa alla volata. Pensare che si vince una corsa in 2.30 a San Siro. Io infatti mi sono permesso di dire che l'avrebbe vinta una bella gara questa corsa, che invece aveva vinto la terza, perché ha fatto 41 a chiudere. Quindi una cavalla di queste qui, che è una cavalla perché lei ha corso alla grandissima in altre occasioni. Invece purtroppo, come spesso accade, i cavalli che purtroppo corrono un po' spesso, secondo il mio modesto parere, e non vuole essere nessun tipo di, così, di critica a nessuno, è probabilmente un po' forse l'inverno, il clima e quant'altro, la rigidità ha pagato lo scotto e la prestazione in testa. Pierluigi, quindi, concludo proprio con te, perché dopo la seconda parte di trasmissione ci lasci per tornare a Napoli, chiedendoti di dare un saluto, sei già intervenuto con forza, dando anche delle idee, delle proposte per il discorso ippico, poi adesso ti sei allacciato giustamente all'allevamento italiano con il tuo allevamento, il Garigliano, la tua famiglia che date veramente tanti prodotti per il trotto, ecco un messaggio che già hai dato nel corso della trasmissione, però un messaggio prima di salutare, ecco, questa 500esima puntata. Si fa fatica a dire, diciamo ce l'abbiamo duro e proviamo ad andare avanti, perché purtroppo, mi sembra, vi devo dire la verità, è una storia complicata, cerchiamo di affrontarla con serenità e soprattutto bisogna essere sempre molto, parlare e ragionare sempre a freddo, perché a caldo a volte si sbaglia, dobbiamo fare delle riflessioni sulla situazione, andare avanti, concentrati ognuno nel proprio ruolo, però io sono convinto, stanno provando in tutti i modi a ammazzarci, ma dovrà prima di poi, come diceva qualcuno da passare nottata. Io nel mio profilo ho scritto vorrei trovare la pace, ma una pace senza morte. Ecco, io spero che ho 57 anni, vado per i 58. Dicevo infatti che prima o poi vorrei cercare di capire dove andare a allenarmi un'altra volta un po' di puledri. Se li porti bene come se li porta bene non problem ippica, no, Pierluigi, questi 58 anni? Ma non ti accomodare su questo. Diciamo che tra me, te e Francesca se li porta meglio Francesca. Va bene, allora con questa chiosa, grazie Pierluigi di essere intervenuto, di essere stato qui con noi, lascio la linea alla nostra regia. Leggete Trotto in Tarf in edicola martedì, giovedì e sabato. Edizione online www.trottotarf.it. Nadal Shiba presenta la sua attività stalloniera 2016 con i suoi numeri. Il figlio di Winston Legacy e Divina Day è il quinto stallone assoluto della generazione. È il quarto stallone con puledri sotto 1.13 o migliore. Il quarto stallone assoluto con puledri sotto i 2 minuti, ben 18. Ed è il quarto stallone assoluto per media di prodotti in corsa tra gli stalloni con almeno 15 prodotti. I prodotti in corsa hanno la reginetta Tuscania Pal, l'unica femmina a vincere 3 Gran Premi della generazione 2012, Nazionale Filly, Giovannardi Filly e Oaks del Trotto Italiano, alla prima annata di monta. Inoltre segnaliamo tra i tanti un altro figlio di Nadal Shiba, piazzato classico in Francia, Taylor Rock. Prenota subito la tua monta di questo formidabile riproduttore chiamando direttamente il suo allevatore proprietario Antonio Asdrubali al 335
800-500-5463. Nadal Shiba, il cavallo dei sogni, ora ha anche i numeri. Le vicende dei protagonisti italiani all'estero, le corse più belle, le sfide più esaltanti, tutti mercoledì alle 19.15 International Trot. I nostri social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'ippica e su Uniresat. Diventa fan della pagina Facebook. Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Capannelle, 150 anni di storia e tradizione. Continua anche oggi più che mai, al trotto mercoledì e sabato, al galoppo martedì, venerdì e domenica. Ippodromo Capannelle, la casa dell'ippica. Canter, storie di uomini e cavalli. Il programma settimanale che racconta gli interpreti dell'ippica italiana, i driver, i fantini, gli allenatori, gli allevatori, i proprietari e soprattutto i cavalli, protagonisti di imprese esaltanti e di vittorie che fanno emozionare. Ogni giovedì alle 19.30 in replica il venerdì alle 9.30 e il sabato alle 19.30. Canter, storie di uomini e cavalli. Bentornati, seconda parte della 500ª puntata di No Problem Ippica. Come vi ho già annunciato in precedenza, l'avete visto nel sommario, abbiamo un altro graditissimo ospite. La scorsa settimana avevamo ospitato telefonicamente l'altro candidato per il nuovo quadriennio olimpico, l'avvocato Marco Di Paola, e questa sera abbiamo qui in studio con noi il presidentissimo Vittorio Orlandi. Grazie presidente, buonasera di essere qui con noi. Buonasera a tutti voi. Grazie presidente, lei ha fatto 21 mesi di mandato, è un mandato che è stato riconosciuto anche dal CONI con un grande sforzo per quanto riguarda la sistemazione del bilancio economico della FISE. Sì, il bilancio economico che ha visto un grande risultato, che siamo passati da 9 milioni di debiti a 5. Quindi c'è stata una forte inversione di tendenza. Abbiamo rispettato in pieno le richieste del CONI come piano di risanamento, non solo, ma abbiamo superato largamente questi accantonamenti a seguito di risparmi, a seguito di gestione molto oculata e di cause chiuse positivamente. E però tutto questo che è parallelo ai risultati sportivi che abbiamo ottenuto, 21 medaglie ai campionati europei, mondiali, cose che non si sono mai viste nel passato. Quindi devo dire che la federazione oramai ha girato pagina. Avete avuto anche la bravura e la forza di rilanciare il concorso di Piazza di Siena con grandi iniziative, l'avete rimodellato appunto, presidente, ecco, la vediamo qui in una premiazione, l'avete rimodellato con il suo nuovo modo di fare e di proporsi da grande cavaliere che lei è stato. Sì, diciamo che Piazza di Siena alcuni anni fa, 3 anni fa, ha rischiato di essere messa dalla FEI come tappa per la Coppa delle Nazioni, perché era caduta troppo in basso come qualità, quindi abbiamo dovuto lavorare dall'acremente per poter riprendere anche qua la fiducia della FEI, della Federazione Mondiale, e di tutti i cavalieri, tutti i capecchini del CONI. Questo ci siamo riusciti, l'abbiamo ottenuto, che però la mia previsione per quest'anno che è di ritornare un po' di più dalla look di vecchia Piazza di Siena, perché vogliamo ritornare a ricordare i momenti d'oro che vedevano una certa logistica da parte di Piazza di Siena.
Ripercorrendo i suoi 21 mesi di presidenza, lei ha fatto un accordo 2 anni fa a Verona con il MIPAF per i cavalli italiani, per gli allevatori italiani. E gli allevatori italiani che abbiamo incontrato a Piazza a San Pietro proprio per la festa di Sant'Antonio Abate erano un po' dispiaciuti che ancora non si è risolto questo accordo, quantomeno non si è concretizzato, Presidente. No, no, è una falsità. Anzi, diciamo che questo accordo ce l'ha comunicato il sottosegretario Castiglione dalla Fiera di Verona davanti a centinaia e centinaia di persone di estrema contentezza, perché la FISE con il MIPAF hanno parlato con un programma di valorizzazione del cavallo italiano. La FISE e il MIPAF insieme contribuiscono con una sostanziosa cifra l'aiuto agli allevatori per far progredire i loro cavalli di massimo livello. Parliamo di una selezione dei top 9 cavalli ogni anno, quindi in 4 anni ne avevo 36, però il MIPAF è fortemente interessato a questo progetto, che addirittura pensa che se l'esperimento che facciamo quest'anno tra esiti positivi di allargare ancora di più l'iniziativa, che noi siamo certi del risultato positivo. Questo vuol dire che noi selezioniamo i 9 cavalli top, che li affidiamo a dei cavalieri che curano la crescita senza lo sfruttamento per poter quadrare i conti. Le ho fatto questa domanda, Presidente, logicamente perché noi facciamo parte del MIPAF, no? La trasmissione è molto seguita per quanto riguarda il mondo ellippica e anche per l'equitazione e il mondo del sella. Lei è stato un grande cavaliere e anche istruttore. Ecco, come vuole nel nuovo quadriennio, nel suo nuovo programma, sistemare un po' la situazione degli istruttori FISE? So che c'è un po' di situazione particolare e lei vuole mettere mano. È già nel suo nuovo programma? Sicuramente che io in questi 21 mesi non ho voluto toccare il settore degli istruttori, perché richiede almeno un quadriennio di riforme, perché le riforme devono poi dare i loro frutti, perché certamente i cambiamenti devono maturare nel tempo, che in 21 mesi non avrei potuto realizzare poi il ritorno di queste riforme, per cui ci siamo soffermate solo su stabilire il sistema unico italiano, perché noi siamo la nazione che grazie a Caprilli ha fondato l'equitazione naturale, e quindi siamo stati riconosciuti da tutto il mondo come la patria dell'equitazione, e quindi abbiamo il dovere di gridare all'Italia questa paternità, che quindi la riforma degli istruttori che vede un sistema unico di indirizzo, unico di insegnamento, si baserà sullo stile efficace, perché vediamo che i top cavalieri che stiamo vedendo adesso in televisione hanno tutti uno stile impeccabile, e quindi è un elemento base per garantire una crescita. E questo è la grossa riforma che avverrà. E tu mi sono incontrato ancora oggi con degli istruttori che abbiamo programmato tutta una riforma profonda del sistema di insegnamento. Presidente, proprio su questa immagine, io l'ho preparata proprio per far vedere la sua forza, la sua grande tenacia. 78 anni, lei ancora è in campo gara a insegnare ai cavalieri, a essere lì, poi fra poco vedremo che sposterà anche delle staccionate e degli ostacoli e li sistemerà. Ma chi gli dà tutta questa forza, Presidente? È la passione che è nata in me da quando ero piccolissimo, credo che è proprio nata in me, tant'è che io mi definisco uomo cavallo, che ho dedicato tutta la mia vita, che in questi momenti ho dedicato tutta la mia giornata di 21 mesi, che ho tutti trascorsi sabato e domenica, sempre per stare a fianco della federazione che condulla al risanamento. Nei suoi 21 mesi, Presidente, qual è la cosa che gli ha dato più fastidio e qual è la cosa che gli è piaciuta di più? Beh, quella che mi è piaciuta di più è il fatto di aver fatto sorridere oramai tanta gente che oggi crede in questa federazione, mentre molti erano sfiduciati che il CONI per primo, e questo mi dà grandissima soddisfazione.
la cosa che mi è cresciuta di più, l'accanimento politico, l'accanimento tramite i nuovi mezzi moderni che hanno superato molto di più la decenza che l'etica che questo sport ci conferisce. Noi abbiamo a che fare con un animale che è etico, che noi tutti dovremmo almeno cercare di copiarli. Presidente, io l'ho avuto in trasmissione altre volte, mi fa piacere di averla di nuovo qui per questa 500ª puntata. La vedo molto più forte, molto più duro. Era più, diciamo, quando lei è intervenuto all'interno della FISA, un pochino più rilassata. Non è che questo ambiente la sta un pochino anche, diciamo, innervosendo un po', perché no. le critiche sono state forti e anche a me non sono piaciute, perché sono state critiche solamente distruttive e non costruttive con proposizioni. Che mi risponde, no, Presidente? Devo dire che non mi ha per niente innervosito. Diciamo forse che mi ha fortificato. Mi ha fatto sopportare tante situazioni, anche nei confronti della mia famiglia, della mia compagna, della famiglia, della mia compagna, molto sgradevole. E devo dire che non mi era mai capitato nella vita di dover avere questi attacchi così violenti. E quindi mi sono fortificato per quello che lei forse oggi mi vede ancora molto più forte di quello che ero 2 anni fa. Oggi so che posso controbattere, so che posso lottare, che so che posso vincere. E allora, Presidente, perché dovrebbero votarla appunto gli elettori che ad Assago il 23 si riuniranno per votare il nuovo Presidente della FISE per il quadriennio olimpico? Beh, ci sono diverse ragioni. Prima di tutto, io non faccio promesse, io porto risultati, quindi tutti gli elettori possono valutare i risultati che abbiamo conseguito, che fare il conto se preferiscono la concretezza che i risultati con le mie, con le pure fantasie, con le pure promesse elettorali. Noi sappiamo benissimo che in momento elettorale che è facile promettere riduzioni di tasse, destra, sinistra e banca, però dopo si ha a che fare con un bilancio che peraltro ha ancora 5 milioni di debiti da restituire e da ripianare. Poi perché io ho passato una vita sul campo, ce l'ho passata in tutte le vesti, da cavaliere, da apprendista, da cavaliere di un certo livello, cavaliere che ha partecipato con risultato alle Olimpiadi, presenziato come proprietario di cavalli, ho aiutato i giovani, ho fondato delle associazioni come Pony Club Fiorello, che ha lanciato equitazione su pony, che è l'associazione dei proprietari. Poi sono diventato proprietario di un centro ippico, che so quali sono i problemi di un centro ippico, quindi credo di essere una persona che dentro di sé ha un bagaglio di esperienza, da me, dato la mia età, veramente completa. Poi perché, visto che ho una certa età, mi sono ritirato in pensione dal mio lavoro, lasciando ai miei figli che dedico tutta la giornata, tutta la settimana, tutto l'anno solamente all'equitazione e alla federazione per ottenere quel cambiamento necessario. Poi sono un profondo conoscitore di tutte le problematiche che circondano il nostro mondo. E poi, signori miei, viva Dio, che questa benedetta federazione può trovare una strada di risanamento solo che ha una stabilità. Se noi continuiamo a cambiare la gestione, ogni volta si deve ricominciare da capo. Io non ho perso tempo perché conosco la macchina, ma chi non sa questa macchina ha bisogno di almeno 6-8 mesi di conoscenza, che sono 6-8 mesi che noi buttiamo via. Signori, basta! È ora di mettere la prua la dritta e di continuare a rimare in una direzione positiva. Noi abbiamo indicato la direzione positiva. Queste sono le ragioni per cui io spero che i miei elettori mi votino. Che forza e che tenacia, Presidente. Veramente complimenti. Tutto lo studio ha assistito appunto a questa intervista molto interessante, in rigoroso silenzio, anche perché i cugini della FISE possiamo dire che sono sempre stati vicini, hanno problemi ippica, noi dagli inizi con il Presidente Croce
poi per proseguire con altri presidenti abbiamo avuto sempre degli spazi dedicati al mondo dell'equitazione. Ma fra poco dopo tornerò da lei per altre domande, per sentire che cosa ne pensa della nostra ippica, perché anche lei è amante del cavallo a tutto tondo, quindi segue anche il mondo dell'ippica in maniera... E con attenzione. Tornerei sul discorso ippico invece con delle immagini del Prix de Belgique e aprirei il dibattito insieme a Piero Alpane e anche naturalmente a Luigi Migliaccio, con Roberto Faticoni e Guido Berardelli per quanto riguarda l'ultima prova di avvicinamento al Prix d'Amérique che ci sarà fra due settimane. La prossima settimana ci sarà il mondiale del trotto al montato, il Cournelier, molto autartico, sono tutti cavalli francesi al via, e questo Grand Prix de Belgique è stata un po' una corsa che ha suscitato tante sorprese, Luigi, e tra parentesi Oasis B, che farà, è una delle tre pedine italiane che saranno partenti appunto nell'Amérique per somme vinte, quindi è rientrato probabilmente, ancora logicamente non è ufficiale, Oasis B ha un po' deluso l'approccio con la pista al rientro appunto sulla carbonella nera di Vincennes. Luigi, ma nel team hanno detto che il cavallo ovviamente rientrava da oltre tre mesi che aveva disputato l'International Trot negli Stati Uniti, tra l'altro piazzandosi, rientrava ed era forse anche visibilmente un po' appesantito, per cui questa corsa secondo loro dovrebbe essere servita per portarlo assolutamente alla condizione ottimale per correre l'America. C'è da dire che insomma, con l'avanzare dell'età è un cavallo che viene gestito in una certa maniera, piuttosto mirato, fa sensazione il fatto che a tutt'oggi sia praticamente senza guida, perché Pierre Vercruis, che avrebbe dovuto interpretarlo, invece salirà in sediolo a Colmy Keeper, e quindi magari c'è anche un po' di, sai, diceva perché non lo guida, forse perché non ci crede tanto, lo ha guidato e non ci crede tanto, e questo è un po' lo stato dell'arte. Dal team fanno sapere, e non potrebbe essere diversamente, che comunque nutrono buona fiducia. Piero Dalpane, Bald Eagle è il netto favorito dell'America 2017, però direi che ci sono diversi avversari temibili quest'anno. Che ne pensi? O sei proprio per Bald Eagle e basta? Guarda, io ho visto bene questa corsa dove c'è da notare due cose secondo me. Questo allenatore svedese Daniel Redén, che ha fatto secondo, terzo, quarto e sesto, pensa che scuderia c'ha questo in Svezia, e non ha corso con quello che aveva più chance. E poi il ritorno alla vittoria di un cavallo allenato da Duval d'Estaing, buonissimo allenatore, un po' in disarmo in questo periodo. Però è il tipico cavallo Bald Eagle che se la corsa non gli viene malissimo non può perdere, perché è un francese con lo spunto da americano, e quando l'americano incontra il francese e gli parte da vicino lo batte sempre. Sei d'accordo, Roberto Faticoni, su questa disamina di Piero? Bald Eagle imbattibile? Per me l'America è più scherzo che si è fatto nell'ultima storia. Anche se c'è questo crack francese, Bald Eagle. C'è il Bald Eagle che soprattutto. Se pensate che il povero di Mogò che corre tutti i giorni, che non si stacca mai da sotto il sulchi, è contro insieme a qualche altro cavallo che è uscito fuori all'ultimo, secondo me è il più scherzo America che c'è da tanto tempo, senza levare niente a Bald Eagle, che è un gran cavallo. Ha vinto Briard d'Arc, questo cavallo francese, anche Guido Berardelli voleva intervenire. No, io, incredibile a dirsi, però do ragione a Roberto, ma non per conoscenza specifica, perché vedo, vivendo spesso in Francia, vedo molta meno attenzione quest'anno, molta meno pressione per l'Amérique, quanta invece ce n'era per l'Arco di Trionfo, che era molto più incerto, diciamo. E in effetti quando c'è un cavallo staccato, ma quando soprattutto non c'è un contro, perché il contro, come dice Roberto, è un cavallo anziano che ha fatto tutto, pure lo stallone, è difficile creare attenzione e cercare di trasmettere interesse. C'è il match, non c'è. Le chance dei cavalli italiani, Luigi, Trisur Kronos, Oasis B e naturalmente Princess Griff?
Ma sai, Princess Griff ha fatto una marcia di avvicinamento dove praticamente se le è fatte un po' tutte proprio per cercare di mantenere la condizione. E diciamo che nella media generale io credo che un piazzamento possa essere assolutamente alla sua portata. E Oasis Beat, l'ho detto, bisogna vedere come lo presentano a distanza di 15 giorni. Sarei molto più attento a Treasure Cronos perché è andata a correre l'altro giorno, praticamente a non correre, tra l'altro ha sbagliato subito, correva con i ferri, per cui era tutta un'altra cavalla, per cui potrebbe essere lei una delle sorprese. Riguardo a quello che diceva Guido, beh, è vero, c'è meno interesse, ma perché c'è meno pathos, cioè non c'è match. E allora, sai, ha voglia a pompare su Bondigo. A inventare un contro. Non è più neanche la novità, perché l'ha già vinto, per cui capisci che diventa più difficile. Però poi vedrai che alla fine, da qui a domenica 29, l'interesse salirà costantemente. Si avvicinano gli eventi importanti che non sono questa settimana, come già detto, solamente il Cournelier, che è il mondiale del trotto montato a Vincennes a Parigi. Il trotto e il galoppo italiano non avrà gran premi o listed race o handicap principali. Tutto alla prossima settimana alla Maura ci sarà un altro gruppo 3, ma anche il galoppo internazionale si sta veramente concentrando sulla corsa più ricca del mondo, la Pegasus World Cup. E noi abbiamo, e proprio grazie a Paolo Romanelli che ci ha inviato dall'America questo filmato, e lo vediamo integrale anche con una musica veramente suggestiva che dà l'importanza a questo evento, il promo proprio della corsa. Gustiamocelo. Guido Berardelli, un promo suggestivo per una corsa che sta suscitando notevole interesse da parte di tutti gli addetti ai lavori mondiali per quanto riguarda il galoppo. Beh, è una corsa importantissima, la corsa più ricca che c'è, in un momento un po' particolare perché ovviamente si possono scontrare gli americani, perché il 28 gennaio è difficile trovare cavalli europei importanti che possano andare a correre lì, ma è una corsa, diciamo, per americani, questo California Chrome. Contro Arrogate. Contro Arrogate, al match di ritorno. Arrogate poi di proprietà, diciamo, europea, perché è il principe. Parla di match. Caleb Abdullah, però lì il match c'è e su questo match stanno creando un evento enorme. Gli americani a fare questo sono i più bravi che ci sono sicuramente, insieme forse un po' ai francesi. Il match è stratosferico perché veramente là ci sarà un'attenzione, credo un audience altissima. Poi hanno il miliardario Stronach che ha organizzato tutto l'evento, Roberto, e qui interveniamo anche per il discorso Olimpica. C'è qualcuno che mette appunto il denaro per fare questi eventi? Cercano di chiederli a me, ma io non ce l'ho, cioè non posso. Però voglio ritornare un attimo sul discorso che diceva anche il dottor Orlandi. Ha parlato di cavalli. Quello che ti dicevo io, allevamento. Ha parlato che aumentano i cavalli migliori. Cioè, ha parlato di cavalli. Se continuiamo a parlare di altro, non si capisce niente. Bisogna parlare di cavalli. Vedi anche qua, lui dice c'è un match. Sì, io dico non c'è il match. Prima andava a Varenna, incontrava... Per l'America. Ma incontrava un fenomeno contro di lui. Un altro, erano tre o quattro. Ce n'è uno. L'evento lo puoi creare. È come giocare Juventus-Lecce. Che match è? Cioè, ma difatti cioè, Roberto, mi dai un assist importante, cioè, proprio per testimoniare che la nostra trasmissione è un contenitore dove l'assoluto protagonista, io lo dico sempre, è il cavallo. E poi, io lo ripeto, se sono qui, è sempre grazie per questo cavallo che ho qua, che è Varenne, che tra parentesi domenica lo attendono veramente
tante persone, bambini a Santa Maria degli Angeli, sotto Assisi, per la festa di Sant'Antonio Abate. È stato invitato con tutti gli animali, ci sarà la benedizione, è una festa umbra attesissima e quindi fortunatamente non c'è neve, è tutto quanto libero, non c'è stato fortunatamente il terremoto, non l'hanno sentito gli Assisi, quindi è tutto organizzato per questa grande festa dove Varenne sarà un protagonista insieme a un altro cavallo, Iglesias, che c'è tutta una storia dietro di Sergio Carfagna che lo porterà appunto a sfilare e essere benedetto dal priore di Santa Maria degli Angeli. Quindi altro evento importante, domenica 22 ad Assisi, sotto Assisi, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ma detto questo, adesso io vorrei rifare intervenire il cavaliere Vittorio Orlandi proprio per chiedergli come vede la nostra ippica, cavaliere, lei che sicuramente è un uomo di cavalli e qui si parla di cavalli. Ti dirò che io da, credo, 16 anni, 15 anni, mio papà mi ha detto che mi avrebbe regalato il primo cavallo solo da 18 anni. E allora ho dovuto arrangiarmi. Cosa ho fatto? Se dal momento che io ho imparato a montare con, in campagna dalla scuderia Felli, che per preparare i cavalli puro sangue che avevano avuto dei scincanti, eccetera, li portavamo in passeggiata per far sì che la cura terminasse e potesse tornare ancora in pista. Quindi io molto vicino al mondo del puro sangue, che mi sono rivolto al puro sangue all'inizio, con i miei soldi mi sono comperato con puro sangue. E da lì ho cominciato a farlo saltare fino a portarlo a vincere la prima gara. E poi la mia cultura è questa, che è stata molto sempre basata sul puro sangue, che è una monta di una certa raffinatezza, di una certa sensibilità, che ho fatto fatica a abituarmi anche su cavalli mezzo sangue, molto più pesanti. Per cui poi mi sono avvicinato al mondo del trotto, che ho seguito le corse al trotto al suo tempo, che ero infatuato di un cavallo che si chiamava Karamazov, che correva da San Siro, e via via che ho sempre sognato dei cavalli in tutte le loro sfaccettature. Però Mario, signori, come diceva giustamente prima, signori, il mondo dei cavalli è uno solo, per il cavallo è uno solo. Cerchiamo di unirci, cerchiamo di sfruttare la sinergia degli impianti, del pubblico, delle iniziative, lavoriamo insieme. Noi seguiamo, come federazione, seguiamo 14 specialità, quindi il trotto e il galoppo sarebbe le 16 specialità, ma perché non lavorare insieme? Allora, posso aggiungere anche il salto ostacoli, lo steeple cheese, perché anche quella è una specialità. Ovviamente. E allora perché non ci troviamo tutti insieme a un tavolo dentro Calconi, dentro Calmipaf, che troviamo delle sinergie intelligenti. Altro messaggio importante del presidente Vittorio Orlandi e della Io lì volevo arrivare perché quindi è una vita che lo dico, no? Di unire tutte le sinergie e partecipare tutti quanti insieme proprio a un tavolo dove l'ippica tanto il cavallo, è solo il cavallo, cioè prima come si chiamavano? Unire. Piero Dal Pane, sentivo che Karamazov, sai la genealogia, chi lo allenava? No, era te lo ricordi? Come no, era un cavallo nero, era del signor Mario Paesetti e lo guidava Mario Barbetta. E questo è il mondo del cavallo, sentite. Bellissimo cavallo. E appunto fra due settimane ci sarà il gran premio dedicato a Ettore Barbetta proprio. Quindi anche quello che sarebbe il padre. Questo è il mondo del cavallo. Ma Guido Berardelli voleva giustamente intervenire. Lui ha una casa d'aste, come sapete, fa aste di trotto, di galoppo. Tra parentesi, in imminenza c'è una asta di trotto proprio a Bologna, no? Di cavalli d'allenamento. All'Arcoveggio il 6 febbraio prossimo, le iscrizioni chiudevano oggi, sono più di 40 soggetti iscritti, perciò speriamo, insomma, spero che ancora no. Hanno chiamato molte persone per comprare, perciò evidentemente i pagamenti ormai si sta spostando più dalla parte nostra. Che Viene no, più dal trotto, no. Io il mio nome è Guido Ribotto Ornese. Volevo dire una cosa sui gruppi, posso dirla? Posso finire su questo? Poi solo questo, volevo dire, siccome la passione del presidente è palpabile, stando vicino e sentendo quello che cerca di trasmettere, e ho sentito che vorrebbe riportare ai vecchi fasti Piazza di Siena,
volevo chiederle in questo una mano, perché forse pure la FISIA potrebbe intercedere, a Federico Caprilli, che è l'inventore della più grande, è stato dedicato, intitolato un ippodromo, che è il Federico Caprilli di Livorno, che il sindaco Nogarin, che è l'ippodromo ormai che c'ha ancora le luci di Nearco prese da San Siro, che il sindaco Nogarin ha abbandonato, di cui ha fatto abbandonare la gestione, ha abbandonato a se stesso, ed era l'unica isola, diciamo, nella città verde polmone, dove tutti i ragazzi potevano approcciarsi, diciamo, con la parte della Maremma al cavallo e alle corse dei cavalli, a tutto quanto, perché venivano fatte pure loro, facevano attività correlate. E l'ippodromo, se non si interviene subito, il Federico Caprilli scompare per sempre. Perciò io spero che, insomma, pure la FISE, proprio in virtù del fatto che è intitolato a Federico Caprilli, magari una lettera al sindaco, ai 5 Stelle. E dirò che proprio in questi giorni sta nascendo una fiction su Federico Caprilli. E questo, signori, ci dà visibilità. Noi abbiamo bisogno di visibilità, di gente che si appassiona per i nostri mondi. Puntata veramente ricca, come abbiamo organizzata questa 500esima puntata, con tanti spunti e messaggi. Naturalmente la potrete rivedere sul sito di YouTube, dove ci sono tutte quante le nostre trasmissioni. Roberto Patigoni voleva intervenire velocemente, poi vado con i saluti a partire dal Presidente, sul discorso dei gruppi 3, perché si parla tanto di declassamento, ma ha spiegato qui la scorsa settimana il presidente dell'ANACT che non è un declassamento, no, il gruppo 3, anzi è un ampliamento dei gran premi. No, come con, ecco, prego. Allora, Pierone prima, ma è cresciuto Pierone, perciò Pierone prima spiegava che i cavalli buoni sono all'estero. Giustamente questi cavalli buoni non possono, cioè vengono a correre se il premio è alto. Quando questo premio diventa un gruppo 3, si dimezza, dà libertà ad altri cavalli che, come Bordigo, non c'è il match, non avrebbero un match con Princess Griff, con Pascia all'Est, con altri cavalli che vincono, tipo Sharon Gar, che l'ha sempre incontrato l'altro giorno a Corso Male, che daggio c'è Corso Male, ha corso questo gruppo 3, ma ha trovato altri cavalli che stanno venendo avanti, che l'hanno battuta oppure ha perso lei, facciamo sì. Così. Però questi cavalli hanno uno sfogo per fare i gruppi 3, i cavalli migliori fanno i gruppi 2, i cavalli migliori ancora fanno i gruppi 1, perciò si è data una libertà anche ai cavalli che fanno le AB di andare a farsi queste corse, non trovando i fenomeni, perché non lo farebbero mai quel gran premio con 22.000 euro, si è allargato a tanti cavalli in più, perciò anche un proprietario che ha un cavallo che non è forte come Pascia all'Est va a fare il Barbetta o il Vittoria e si vede il cavallo correre al Gran Premio. Perciò questa è una, dire, un incentivo anche per i proprietari e per i professionisti. E poi ti voglio dire un'altra cosa, siccome abbiamo avuto anche altre lamentele per quelle corse a reclamare, per quelle cose, alla nostra categoria dei professionisti ha fatto una richiesta specifica al MIFAF di dare un aumento proprio per queste corse, che dal 3% passa al 10%, e in più abbiamo chiesto altre cose che a breve, se come ci arriva la risposta, perché queste sono proposte concrete, quando si sbaglia un elemento si cerca di andare a riparare, non è che qualcuno è nato imparato, perciò qualcuno può anche sbagliare, perché non vi si fanno proposte sbagliare. Costruttive per cercare poi le proposte anche di aiutare, sono tutti il nostro settore. Però sono proposte. Ti sei mangiato i saluti, quindi parto da te con i saluti. Ciao. Roberto, grazie. Ciao. E naturalmente grazie di essere stato qui con noi. No, è stata una bella trasmissione, anche perché, come diceva il dottor Orlandi, è meglio stare tutti uniti per far conoscere l'Ippica. Guarda, oggi al tavolino con Bianchi ha detto l'Ippica ormai non la conosce più nessuno. E ha detto la verità. E noi siamo qui con la nostra trasmissione ormai da 500 puntate a cercare di farla conoscere sempre di più. E grazie a voi che ci seguite da casa, e grazie più che altro ai nostri ospiti così importanti. Quindi vado a salutare il presidente Vittorio Orlandi, gli faccio un grosso in bocca al lupo, presidente, per la nuova elezione, o quantomeno appunto lo scontro che avrà, logicamente sempre in maniera simpatica si può dire, con l'avvocato appunto Di Paola, e per quanto riguarda Milano il 23 ad Assago. Quindi un saluto che lei vuole dare alla nostra trasmissione e naturalmente a tutti i suoi elettori che vorranno rieleggerla per il nuovo quadriennio, presidente. Grazie, che dico a tutti i cittadini italiani, che avvicinatevi al cavallo, che è l'animale più bello del mondo.
Grazie Presidente, grazie a Guido Berardelli che naturalmente fa la spola fra Italia e Francia con i suoi cavalli, però quando io lo chiamo qui hanno problemi ippica, poi quando c'è Faticoni lui non manca mai. No, Faticoni c'è sempre. Cioè, no, io non vorrei fare la spola, vorrei stare in Italia e spero che piano piano qualcosa possa cambiare. E purtroppo il galoppo, per quanto riguarda la mia prima passione, non è che siamo rappresentati male, l'ho detto sempre, siamo quasi non rappresentati, perciò io spero che qualcosa cambi, che i nostri rappresentanti facciano qualcosa, oppure chi non vuole abbandoni, non lo so, però che bisogna combattere tutti quanti, come ha detto lui, per il cavallo. Appuntamento il 6 febbraio per l'asta di Trotto a Bologna all'Arcoveggio, più di 40 iscritti. Domani e sera appuntamento, faccio 4 go. 4 go, bene, perché lui parla di calcio, ma qui si parla solo di cavalli. Grazie Guido, buona serata. Un ringraziamento a Piero Dalpane. Piero, grazie, scusa se ti ho fatto parlare poco solo una parte tecnica, però eri pronto a intervenire per dire chi era Karamazov, che il presidente Orlandi sì, e quindi ha testimoniato la tua grande con competenza. Presidente, sono d'accordo, perché sono d'accordo sul fatto che il cavallo è l'animale più bello del mondo. Grazie Piero. Ciao Rolando, grazie. E con Luigi Migliaccio chiudiamo questa trasmissione. Lui, adesso 500, siamo invecchiati, morti, sono morti. I capelli non ci sono più per te, io ancora qualcosa ce n'ho, quindi cosa dire di più? Continuate a seguirci, Luigi. Assolutamente, se però continui a ingelati l'arte li fanno una brutta fine. Grazie, grazie per tutti quanti hanno avuto la pazienza e la costanza di seguirci. E quindi la conclusione spetta a me, un ringraziamento particolare va logicamente a Francesca Nucci, romana, aggiungiamo anche l'altro nome che a lei fa piacere che dico, perché quello che ha creato insieme a me è veramente una cosa importante per il cavallo, come diceva il presidente Orlandi e tutti i nostri ospiti che sono intervenuti nel corso degli anni. Quindi va un ringraziamento particolare naturalmente a tutti questi ragazzi che sono qui di Teleippica e mi sopportano e supportano, io lo dico sempre, però sono sempre qui sorridenti, anzi si divertono anche qualche volta nelle nostre trasmissioni e quindi con la nostra frase, con un problema ippica, sei sempre a cavallo, ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. The one for me. You're not the one for me.